Secondo pari consecutivo in Toscana nel giro di una settimana per il Teramo. Al Porta Elisa è 0-0 tra Lucchese e i biancorossi, ma al contrario del match con il Tutto Cuoio va detto che stavolta le due squadre hanno provato fino alla fine a superarsi. Le palle gol non sono mancate, ma mira sotto porta e lucidità hanno fatto difetto su ambo i fronti. Il segno X però nel complesso rispecchia l'andamento della gara. Vivarini conferma 10 undicesimi di Pontedera. Nel 3-5-2 la novità preventivata è il rientro di Lapadula al posto di Bucchi. Galderi si conferma il 4-2-3-1 con Calcagni al posto di Voznakidis e Boilini per De Iori. Nolè scala nella linea di difesa. Sin dalle prime battute le squadre si punzecchiano. La Padula molto attivo scalda il sinistro all'ottavo. Non male anche il piede mancino del rosetano Daniele Ferretti, che un minuto dopo rifinisce un pallone d'oro per il colpo di testa di Losicco, che per poco non sigla il gol in fotocopia fatto alla Pistoiese. Tonti blocca. Azione insistita del Teramo a metà frazione, ma sullo pesca Donnarumma che dal limite conclude. Calistri corregge e palla in corner. Rajcevic poco dopo scavalca Tonti e traversa, ma Monreale di Roma 1 aveva già pescato un suo tocco con il braccio. Scambio al limite al 27esimo tra Losicco e De Geri. Tonti non trattiene, Speranza anticipa di un soffio il tap-in di Nolè. Nei due minuti di recupero prima la Lucchese a farsi viva con la traversione di Boilini e il colpo di testa al lato del Montenegrino Rajcevic, ma è clamorosa la palla gol sprecata da Donnarumma al 47esimo. La giocata assist sontuosa è di Lapadula. Donnarumma va a colpo sicuro, Di Masi a mano aperta e strepitoso a negargli il gol del vantaggio. Secondo tempo il confronto si mantiene avvincente. Il sinistro di Di Paolo Antonio viene sventato in tuffo da Di Masi. Bella trama della Lucchese al 56esimo. Mingazzini verticalizza per Ferretti che centra. Volè di Losicco, troppo centrale. Tonti distinto si salva. 65esimo, botta mancina di Nolè, fuori. Per Losicco non è giornata. Boilini salta Scipioni e porge un prezioso pallone all'ex Gavorrano. Tonti c'è ancora. Incredibile tentativo di autogol per Ferretti che al 70esimo fa correre i brividi al Porta Elisa. Vivarini dà fiducia a Buonaiuto dentro al posto di Masullo e il Teramo torna al 4-4-2 con Buonaiuto e Di Paolo Antonio sulle fasce. Anche Galderisi mette forze fresche, ad esempio Benedetti che all'81esimo riceve la sventagliata di Mingazzini. Tonti interviene ancora senza problemi. Negli ultimi 6 minuti c'è spazio anche per Bucchi al posto di Lapadula, ma non ci sono più spunti salienti. Lo 0-0 permette a Galderisi di prendere il quarto punto in due gare della sua gestione. Per il Teramo è un pari che dà continuità di risultati e quindi positivo. Sarà d'accordo anche il presidente Campitelli?